Ciao a tutti, oggi prepareremo una pizza fatta in casa, alta, morbida e molto soffice, perfetta appunto per queste giornate in cui siamo in casa, ma soprattutto è fatta con farina 00. È una richiesta che mi state facendo in tantissimi, visto che non riuscite a trovare né farina 00 e né farina Manitoba. Questa è un'ottima soluzione per fare una pizza fatta in casa, molto facile ma anche molto veloce da realizzare, e si fa in giornata. Piccola premessa, questo non è l'impasto di una pizza napoletana, per quella trovate la ricetta sul blog e prevede 24 ore circa di lievitazione. Questa invece è più simile a una focaccia, però comunque è una via alternativa, più veloce, magari per chi si dimentica di fare l'impasto la sera prima. È molto molto buona perché è una pizza in teglia più alta e molto morbida. Buona pizza a tutti! In una ciotola aggiungiamo 350 ml di acqua e 4 g di lievito di birra fresco. Sciogliamo e aggiungiamo 15 g di olio extravergine d'oliva e 500 g di farina 00. Mescoliamo con un cucchiaio fino ad incorporare tutto. Poi aggiungiamo 12 g di sale e mescoliamo sempre fino ad incorporare tutto il sale. L'impasto sarà un po' appiccicoso, non vi preoccupate. Facciamo riposare per circa 15-20 minuti a temperatura ambiente. Aggiungiamo il panetto su di un tavolo molto infarinato e facciamo 4-5 giri di pieghe. L'impasto sarà comunque appiccicoso, non preoccupatevi. Facciamo riposare l'impasto per altri 15-20 minuti. Dopo il tempo di riposo vedrete che il panetto sarà più liscio e meno appiccicoso. Facciamo un altro giro di pieghe, formiamo un bel panetto liscio, lasciamo riposare per altri 15-20 minuti. Trascorso il tempo di riposo, riprendiamo il nostro impasto e facciamo altre pieghe. Formiamo un panetto ben liscio. Aggiungiamo sul fondo di una ciotola un po' di olio extravergine di oliva, aggiungiamo il panetto e aggiungiamo un altro po' d'olio. Ricopriamo con pellicola e facciamo lievitare per circa 2-3 ore. L'impasto dovrà raddoppiare completamente. Dividiamo l'impasto in due panetti, rifacciamo un bel giro di pieghe. Formiamo due panetti belli lisci e li mettiamo di nuovo a lievitare in una ciotola con un po' d'olio. Mettiamo sempre un po' di olio in superficie. Facciamo lievitare questi due panetti per circa un'oretta. Stendiamo l'impasto su di una spianatoia ben infarinata e allarghiamo delicatamente con le mani. Trasferiamo poi il composto in una tortiera da circa 32 cm di diametro ben oliata e condiamo con del pomodoro. Aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva in superficie e cuociamo in forno statico a 250 gradi per circa 10 minuti nella parte medio-bassa del forno. Aggiungiamo poi il fior di latte o la mozzarella ben scolata e cuociamo altri 5 minuti sempre a 250 gradi nella parte più alta del forno. Aggiungiamo del basilico fresco in superficie e voilà! Ecco la pizza fatta in casa, in teglia, facile, veloce e con poche ore di lievitazione.